Nel foyer del Teatro Regina Margherita la quinta commissione consiliare incontra gli studenti della Facoltà di Ingegneria di Caltanissetta. In pratica i ragazzi dovrebbero essere spostati dall'edificio di Via Real Maestranza, edificio gratuito che negli anni è stato anzi adeguato, hanno laboratori e tutto quello di cui necessitano, in un altro edificio a Palazzo Moncada, dove però si dovrebbe pagare un canone abbastanza elevato. Innanzitutto, a quanto ammonta questo canone? Sì, allora in realtà il canone in questo momento viene già pagato, anche perché c'è da premettere che questo canone di 6.000 euro mensili, quindi 60.000 euro l'anno, è un canone che il comune in realtà dà al consorzio, quale socio del consorzio, per le attività del consorzio stesso. Ma il vero problema, al di là del canone o della economicità del trasferimento o meno, credo che sia il servizio che il consorzio deve dare agli studenti. In questo momento noi come quinta commissione abbiamo elaborato una serie di incontri, prima con gli studenti nella sede di Via Real Maestranza, poi abbiamo incontrato il presidente del consorzio al consorzio stesso, abbiamo analizzato quali sono le eventuali problematiche che possono essere nella sede di Via Real Maestranza e problematiche che erano state rilevate dal consorzio ai tempi nel 2013 e poi nel 2014, perché sono state fatte delle delibere dal consorzio per questo trasferimento, basando questa delibera, il trasferimento, su una serie di problematiche di manutenzione dei locali e di inagibilità dei locali. Queste problematiche ad oggi non ci sono più, perché sono state fatte degli interventi di manutenzione, l'agibilità dei locali c'è, tanto è vero che il locale di via Real Maestranza in questo momento è dotato anche di un impianto fotovoltaico che rende l'impianto e rende la sede completamente autonoma anche per quanto riguarda i riscaldamenti e l'energia elettrica. Il vero problema del non trasferimento è l'istanza dei ragazzi, perché noi non dobbiamo scordarci che il nostro ruolo di consiglieri comunali, di commissione, il ruolo del comune e del consorzio dovrebbe essere quello di garantire sempre la fruizione maggiore e quindi la maggiore possibilità per i ragazzi di studiare nel miglior modo possibile. In questo momento in Via Real Maestranza i ragazzi hanno spazi enormi per studiare, spazi enormi per seguire le lezioni, per fare i laboratori, ma soprattutto spazi enormi che loro utilizzano per studi di gruppo, quindi aggregazione di gruppo per lo studio durante il corso della giornata. Il fatto che in questa sede del consorzio principale, che è quella della piazza, le aule siano molto più piccole, non ci siano anche spazi per studio di gruppo, rende questo trasferimento a nostro avviso particolarmente inutile. A questo poi aggiungiamo le spese che in questo momento col trasferimento si dovrebbero andare a aggiungere a quelle che già il consorzio, utilizza. Peraltro, considerato appunto che in questo momento Via Real Maestranza è completamente autonoma, le spese si sono abbassate notevolmente. Credo a questo punto che la cosa principale sia quella di dar voce agli studenti, perché stiamo parlando di 120-130 studenti che ieri hanno raccolto delle firme e di cui 105 sono per il non trasferimento e 5 soli sono per favorire al trasferimento.